a Diva FM, Grani di Sale. In studio Cristina Vidali. Eccoci di nuovo in diretta con Grani di Sale, questa nuova puntata sempre in compagnia di Cristina e Guendalina. Abbiamo accennato, lanciato, se così vogliamo dire, l'argomento di oggi. L'argomento di oggi, cioè il parlare, ne parleremo anche in altre sedi se riusciamo, però cominciamo oggi a pensare un pochettino alle relazioni di genere, no? Al fatto che spesso e volentieri tra ragazzi e ragazze lei non è capace di fare niente perché è una ragazza, ok? Quante volte ce lo siamo sentite dire e quante volte i nostri ragazzi a scuola, in quella realtà adolescenziale che è la scuola, passami il termine, dell'obbligo e fino ai 17 più o meno anni si ritrovano a vivere, no? Ecco il periodo in cui ci organizziamo a livello di identità, no? E quindi cerchiamo di creare forte la nostra identità e siccome siamo adolescenti, quindi vediamo o bianco o nero, la via siamo di mezzo, al centro del mondo, diciamolo pure, bravissima, ampiamente al centro, del mondo. Tendiamo generalmente a sminuire chi abbiamo davanti, no? E soprattutto passami il termine, nel divario tra ragazzi e ragazze, no? Loro sono ragazze e non capiscono niente, loro sono ragazzi e non capiscono niente. Ovvio, limitiamoci a questo, se no. Esatto. E proviamo a parlarne insieme, no? A cercare di capire qual è il valore dell'ambito femminile e qual è invece il valore di un ambito maschile all'interno di un gruppo adolescenziale. Che ne dici? Sì. E soprattutto quanto un genitore può aiutare i nostri ragazzi ad accettare anche la differenza che è femminile e maschile e nell'ambito delle nostre scuole, grazie al cielo, finalmente prendiamo coraggio per dire anche che siamo un po' diversi da quel semplicemente maschile e quel semplicemente femminile, no? Cerchiamo di capire come possiamo aiutare i nostri ragazzi a relazionarci serenamente, tranquillamente con ogni situazione di genere. E quindi come può aiutare un genitore i propri figli, voglio dire, chiaramente? I propri figli. E sottolineiamo, non i figli degli altri, no, i propri figli, ok? Perché, mi sento parte in causa. Perché dico i propri e non i figli degli altri? Perché spesso e volentieri come genitori tendiamo a far fatica a metterci da parte e vorremmo sempre risolvere i problemi dei nostri ragazzi intervenendo in prima persona, no? E non siamo più in quell'età in cui si può fare, ok? Non siamo presenti a scuola. Non siamo presenti nei gruppi, non siamo presenti nelle riflessioni personali dei nostri figli. Ci siamo. Possiamo essere presenti attraverso la relazione con i nostri figli. Questa è l'età, Guendalina, in cui dobbiamo spendere, ma proprio concretamente, del tempo per fermarci e parlare con i nostri figli. Non c'è motorino, non c'è scarpe nuove, non c'è giubbotto di firma che tenga rispetto al valore che ha per un ragazzo il fermarsi a parlare con il proprio genitore. E quando parli con tuo figlio, parli con tua figlia, nel tempo, se cominci a leggere tra le righe, la tensione che si crea nel rapporto tra ragazzi e ragazze, questa tensione che a volte sentono anche in maniera abbastanza pesante, si percepisce anche in maniera notevole. Spesso e volentieri sentiamo i ragazzi che dicono ma lei è una ragazza e non capisce niente. L'abbiamo sentito tutti, no? Magari in quel caso lì aiutarli a pensare che anche noi siamo ragazze in quanto mamme, no? E che loro stessi vengono sempre in cerca di noi per avere dei consigli. Quindi forse non è proprio così stupida una ragazza, vabbè, no? Passatemi il termine, non voleva essere offensivo. Certo, ma ci vuole la concentrazione del genitore ad essere presente in quel momento lì, non in un altro, ma solo in quel momento lì. Bravissima. Perché se passa è perso. Infatti poi ne parliamo. Dopo la pausa musicale.
Rieccoci di nuovo per questa puntata speciale, vero Cristina? Eh sì, ci proviamo a dare due granellini di sale per questo tema che stavamo parlando. Sì, è un po' impegnativo, sì. I genitori che devono consigliare i propri figli in questo... In quelle che sono poi le relazioni tra adolescenti. Abbiamo parlato di relazioni di genere, tenendo presente che quando parliamo di genere, generalmente parliamo di genere femminile, ma genere è genere maschile come genere femminile, ok? E come dicevamo prima, dobbiamo stare attenti alle parole che... emergono, no? Quel fra le righe che generalmente quando un adolescente parla emerge con fatica, ma emerge, perché gli adolescenti sembrano ragazzini un po' così farfallini, però se li ascolti bene sanno nascondere ben bene le loro emozioni, no? Nelle pieghe più piegose della loro esistenza, no? Ed è lì che dobbiamo invece ascoltarli. Per questo prima dicevo spendiamo del tempo per ascoltarli, no? Che non vuol dire mi siedo lì con te e ti guardo negli occhi finché parli, non parlerà mai, no. Assolutamente. Significa invece andarsi a fare un giro. Per esempio, una cosa che in tanti abbiamo notato è che quando mamma guida vengono fuori tante notizie, no? Cioè, i giovani si sentono meno pressati dall'attenzione e sono più portati a dire quello che stanno vivendo. È un po' come quando vai dal medico, no? Non so se ti è mai capitato, e finché sei seduta davanti al medico non ti viene in mente perché sei lì, cioè sono lì perché ho male, sì, però non ho proprio così tanto male. E poi quando sono venuta, esatto, non so. Quando stai per prendere la porta e uscire ti vengono in mente 3000 sintomi che non gli hai detto prima, no? Perché in quel momento lì stai praticamente lasciando discendere la tensione del confronto con il medico. La stessa cosa succede per un ragazzo, no? E quei momenti in cui con più facilità parla sono proprio i momenti in cui si sente più rilassato, non si sente sotto pressione. L'andare a fare un giro insieme, per esempio, no? Però se lo fai in bicicletta un po' ti perdi perché cioè, devi stare attento alla strada, sì, non sempre abbiamo degli spazi dove poter pedalare, certo, molto serenamente. E se vai a camminare a piedi, per carità, vorrei mica che mi faccia vedere in giro con mia mamma, cioè abbi pazienza, no? Insomma. Mentre la proposta di, che ne so, andare a fare un giro al centro commerciale questo o tal'altro, bello distante ovviamente deve essere. Sì, perché bisogna impiegare abbastanza, esatto, tempo, no? Permette poi ai ragazzi di tirar fuori le notizie e lì, in quei casi lì, vengono fuori proprio quelle notizie che a loro più fanno male. Perché una cosa che abbiamo scoperto è che quando un ragazzo dice ma loro ragazze non capiscono niente, come dicevamo prima, un po' ci stanno male, perché comunque il legame di amicizia si crea e spesso volentieri quello che vai a dire lo dici perché sei portato dal gruppo, sei portato dal branco, no? Il branco in questo momento, non dimenticatevelo mai, è importante. Perché è l'elemento di aggregazione, è l'elemento in cui mi riconosco, abbiamo detto all'inizio, questa è l'età in cui creo l'ultimo passo, l'ultimo passetto per la mia identità. E la mia identità si costruisce anche in relazione a quello che dice il branco, a come il branco mi vede. Ok, quindi magari da solo non direi mai che quella ragazzina lì è stupida, però nel branco lo dico, e fa bene spendere del tempo con i nostri figli proprio per capire che cosa sta succedendo, per capire quali sono le vere dinamiche e aiutare i nostri ragazzi a rendersi indipendenti dal branco stesso. Rendersi indipendenti vuol dire non che sono da solo, ma non ho bisogno dell'identificazione del branco per poter essere me stesso. Allora, in quell'occasione lì, la nostra possibilità di relazionarci con chi è il diverso da noi, che può essere una ragazza, può essere un ragazzo o quant'altro, diventa più facile e diventa un momento di dialogo. Ma lo facciamo subito dopo la pausa musicale.
Rieccoci sempre per questo nuovo step di questa nuova puntata di Grani di Sale, sì, con Cristina e Guendalina, per parlare delle relazioni. Certo. Di come i genitori possono consigliare i propri figli, sempre soli i loro figli in queste relazioni di genere, sì, inteso. Sì, sì. E quindi qualche accenno a quelli che sono gli adolescenti, a quelli che sono relazioni con il branco, dicevi, no? Guarda, la settimana scorsa abbiamo parlato degli ultimi sgoccioli per le iscrizioni. Il prossimo anno inizia un nuovo anno scolastico. Sì. Infatti, no? La mia domanda sorge spontanea, come si suol dire, e dire: quali consigli possono dare i genitori ai propri figli che vanno in una scuola nuova, intesa prima superiore, per Bravissima, esempio, o prima media? Una scuola nuova, una scuola totalmente diversa da quella che ho fatto prima, in cui incontro soprattutto alle superiori, ma anche alle medie, dipende da dove poi si è scelto di certo. frequentarle. Incontro una realtà totalmente diversa. Come mi approccio? Allora, un adolescente tenderebbe a mettersi in disparte, cercare di evitare il contatto con il gruppo, eccetera, eccetera, oppure dall'altra parte esaltarsi a tal punto da prendere il controllo immediatamente della situazione. Che cosa possiamo fare per aiutarli? Possiamo accompagnarli nel conoscere la realtà nuova, perché la regola del "se lo conosci non ti uccide" esiste sempre. In questo caso, se lo conosci lo eviti, non è questo. No, io se lo conosci lo eviti lo dico molto poco spesso. Se lo conosci non ti uccide, sì. Nel senso che se tu conosci effettivamente una situazione, non te la neghi. Ti faccio un esempio: se io conosco la scuola in cui andrò a vivere, tra virgolette, i prossimi 5 anni della mia vita, e quindi vado a curiosare, vado a vederla una volta, due volte, capisco un attimo come funziona l'autobus per arrivarci, eccetera, eccetera, insieme ad una persona fidata, mi permette di abbassare notevolmente i termini di ansia, no? Per i primi giorni di scuola, e quindi mi permette di non stare su quella difensiva che alla fin fine in un certo senso mi uccide, cioè mi tarpa le ali. Mi permette invece di essere più propositivo e positivo nel mettermi in relazione alla nuova situazione. Ok? Certo. Per questo motivo, se vi è possibile, non date per scontato l'ho iscritto là, boh, sono a posto. Andate a vederlo. È solo l'inizio l'iscrizione. Esatto, no? Se poi all'interno delle scuole c'è la possibilità di fare i laboratori conoscitivi, eccetera, eccetera, non negatevi questa possibilità. Andate a vederlo, andate, perché così avranno la possibilità di conoscere meglio i professori, di conoscere meglio come funziona un attimo la scuola, e non sarà così ansiogena per loro, no? La stessa cosa succede poi con gli amici. Aiutate i vostri figli a non essere sempre solo sulla difensiva, quello lo fanno già per conto loro. Aiutateli invece a provare a conoscere gli altri sotto un aspetto diverso, ok? Che non è cosa da poco. Ma probabilmente ritorneremo su questo argomento. Sì, ci ritorneremo su come creare le amicizie e come aiutare i nostri figli ad avere amicizie positive. A rompere il ghiaccio, come si suol dire, sì, vero? Sì, sì, ci ritorneremo. Che poi non è così facile neanche tra adulti, se vogliamo dirlo. Lasciamo stare. Va bene. Come dicevo, il tempo a nostra disposizione è finito, però auguriamo una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e chiaramente anche a te, Cristina e Maurizio. Ciao a tutti. Ciao.